Radio Radicale, siamo con l'economista Michele Geraci, che è stato sottosegretario allo sviluppo economico del primo governo Conte, che si è occupato proprio di commercio con l'estero, con la delega, credo alla cosiddetta via della seta, se posso semplificare, per parlare con lui di quello che sta succedendo in Cina, paese che è al centro dell'attenzione per diversi motivi. Primo, per il ruolo che potrebbe giocare in un possibile accordo di pace. La Russia conta molto sull'atteggiamento della Cina, ma anche per quello che sta succedendo sul fronte del Covid, dove abbiamo visto una serie di decisioni che hanno sorpreso, tipo il fatto che c'è stata un'esplosione di contagi, ma a seguito della quale le reazioni delle autorità cinesi è stato quello di nascondere i dati sul Covid. E in più sono arrivati parecchi cinesi nel nostro paese con il Covid. Non si sa ancora, non è stato ancora accertato con quale variante. Allora dobbiamo essere preoccupati e soprattutto che cosa sta succedendo oggi in Cina, paese col quale lei ha strettissimi contatti. Sì, perché ci ho vissuto tanti anni. Allora, sulla parte Covid, questa riapertura forse può essere sorprendente per chi sta qua, ma in realtà era anticipata già da tempo. Noi più o meno sapevamo che a fine 2022, quindi dopo novembre, dopo il congresso del partito di ottobre, il focus si sarebbe spostato dalla, chiamiamola tra virgolette, campagna elettorale che loro hanno avuto tra marzo ed ottobre. E quindi trascurando un pochettino la parte economica, e si sarebbe appunto rifocalizzata quindi sulla ripresa dell'economia. Quindi per avere la ripresa dovevano riaprire. E quindi loro hanno deciso, praticamente una specie di liberi tutti, hanno visto, Hanno credo, chiuso con la politica dei zero contagi. hanno chiuso, è stata una politica di 6 mesi soltanto, da marzo a settembre, a ottobre diciamo, e adesso è riapertura completa. Quindi la loro ipotesi è quella un po', mi azzardo perché non è il mio tema, non sono virologo, quella dell'immunità di gregge. Facciamolo prendere a quante più persone possibili e così in breve tempo tutti lo hanno comunque preso o in maniera lieve o no. E poi a gennaio, febbraio, dopo il Capodanno cinese, si riparte con l'economia. Tant'è che molti analisti adesso pensano che, anch'io un po' mi accodo, 2023 sarà l'anno di un 6, 6,5, anche 7% di crescita del PIL, proprio per questa Covid ripartenza. permettendo. Covid permettendo, se questa teoria, diciamo che in 2 mesi diciamo, tutti se lo Il prendono, loro vaccino era non efficace? so, mi sembra di aver capito che tutti i vaccini hanno un'efficacia limitata nel tempo, quindi loro si dice un po' meno, il che significa che forse ci vogliono più dosi. Però di questo non saprei perché non so quali sono le curve di, come dire, Senta, la sconvolge questo atteggiamento della Cina o no? no, perché dicevo era abbastanza prevedibile, l'avevamo previsto, loro hanno anche deciso, lei ha detto bene, non comunicano più i dati per un semplice motivo, loro pensano che non sia opportuno e utile dire se ci sono 20, 30, 50 mila o 1 milione di nuovi contagi. Questo perché, attenzione, potrebbe sembrare una, come dire, censura della verità, però loro hanno detto anche, in maniera indiretta, ve lo prenderete tutti il virus. Quindi la mancanza di dati non è, diciamo, secondo il partito, un motivo di, non è per prendere in giro la gente, per dirgli non vi preoccupate che tanto non è grave. Loro l'hanno già detto, è diffusissimo, contagiosissimo, forse metà della popolazione se lo prenderà. E quindi la gente già si comporta come se fosse a rischio. E quindi per loro la comunicazione giornaliera di quanti sono i contagi diventa di nessuna utilità. Senta, le risulta che in Cina ci sia un momento di panico adesso? Ci può essere un momento di, non panico, di preoccupazione, specialmente tra le fasce più anziane. Ricordiamoci che con la politica del figlio unico si è un po', la demografia è un po' spostata su una età più avanzata. C'è un sistema sanitario che non è statalista, quindi non c'è welfare, quindi chi si ammala deve pagare, ci sono assicurazioni ma fondamentalmente un po' come in America,
E quindi certo si crea un po' di tensione tra le fasce della popolazione più anziane, abituate sempre ad andare dal medico in ospedale, e quindi con questa paura del virus si crea questo flusso. Però è un flusso non perché sono ammalati, ma perché sono preoccupati. Questa è un po' la sensazione che ho avuto in questo mese. Quindi c'è un apparente affollamento in alcuni casi di alcuni ospedali, ma una folla di non gravi. Solo persone che dicono mi voglio controllare perché mi avete detto. Allora, che me lo... c'è una nuova variante che lei sappia? Non lo so veramente, questo non ho idea, non so. Questo dovremmo forse chiedere ai nostri quando fanno i tamponi all'arrivo a Malpensa. Sì, per adesso non è uscito nemmeno uno nuovo. Allora, senta, le volevo chiedere questo. Oggi quali sono i rapporti che noi abbiamo con la Cina come Italia? E soprattutto chi tiene questi rapporti? Nel senso che... un'economia come questa, con tutte le contraddizioni che ha la Cina, i diritti umani, il modo di controllare la popolazione, che è un modo molto discutibile, però rappresenta un bacino molto importante e attraverso il quale passa anche la pace che noi vogliamo per l'Ucraina, perché un'alleanza tra la Russia e la Cina può essere veramente letale per l'Occidente. Allora, noi abbiamo una politica nei confronti della Cina, parlo dell'Italia soltanto o anche dell'Unione Europea? Che io sappia, no. Nessuno credo in Italia. In Italia non c'è un Marco Polo che si occupa di questo? Non mi viene in mente, no. Penso dopo la caduta del nostro governo, con le attività che abbiamo fatte, discutibili, c'è chi l'ha apprezzata e chi meno, ma almeno c'era un gruppo di persone che lavoravamo... Il governo Conte. C'era un gruppo di persone che lavoravamo sulla Cina. E adesso penso nessuno. No, lei non mi sembra di vedere nessuno. Non mi ricordo, quindi, non mi sembra... Quindi già il fatto di non saperlo vuol dire che non c'è. E questo è un male, perché... La Cina, come dice lei, è un paese con tante contraddizioni, difficile, grande. Ecco, le risulta che Di Maio abbia proseguito la strada che... Lui non era ministro degli esteri nel primo governo Conte, però insomma lei aveva stretti contatti con lui, che aveva, credo, anche il commercio con l'estero, che si è portato anche al ministero degli esteri. Pensa che lui abbia proseguito? Sì, la responsabilità è passata a lui, però ricordiamoci, dopo la caduta del Conte 1 c'è stato subito il Covid. Quindi abbiamo subito interrotto i voli, il commercio, e quindi diciamo, non per meriti o demeriti, i rapporti si sono comunque non interrotti, ma il focus del governo è stato quello sulla pandemia. Quindi penso che nessuno abbia poi lavorato sul commercio estero né con la Cina né con tanti altri paesi, perché ovviamente tutte le attività, le fiere, le visite dei manager si sono tutte azzerate. Quindi, non dico che si è allentata la tensione solo sulla Cina, ma si è allentata la tensione su tutto il commercio estero e quindi anche con la Cina. Ora che il Covid da noi almeno è stato superato, speriamo, comunque non vedo nessuno che stia riprendendo in mano queste iniziative. Quindi abbiamo la Cina, l'Asia e l'Africa, che sono gli unici mercati di crescita, di cui non ce ne occupiamo con la dovuta attenzione. Per esempio Biden, durante le ultime presidenziali, Trump aveva accusato Biden di essere un amico dei cinesi, insomma di essere legato a doppio filo con i cinesi, che li favoriva, ha fatto una campagna propagandistica. Sì. È vero? Non so, ma io l'ho visto, insomma. Allora, Biden è molto più problematico per la Cina di quanto lo fosse Trump in realtà. Quindi in Cina io ricordo, ovviamente loro non interferiscono, però ho avuto così la sensazione che loro avrebbero preferito Trump piuttosto che Biden. Ed è un po' quello che sta succedendo, perché la tensione tra gli Stati Uniti e la Cina con Biden ha raggiunto un altro livello molto più profondo, molto più filosofico. Trump era un po' più sul commercio, la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale, molto pratico. Mentre Biden è molto più filosofico, cioè Biden non può accettare che un paese comunista, una dittatura, diventi l'economia più avanzata al mondo, e quindi è molto più problematica la relazione ora che c'è Biden. Poi attenzione, amicizia, qui no, allora, l'Italia è un paese che vive di export, noi dobbiamo essere amici di tutti i paesi, quindi sono i nostri clienti, no? Non so, il fruttivendolo sotto casa sua le vende le mele, non chiede troppo di come lei si comporta con sua moglie, con i suoi figli, no?
sì. Compra le mele. Se rispetto ai diritti umani in famiglia. L'importante è che, esatto, non dice ma lei rispetta i diritti della sua famiglia, no. Certo. Gli vende le mele, paga, sorride e buonanotte. Questo è il rapporto. Quindi lei ritiene che questa teoria a livello, diciamo, macroeconomico, di commercio internazionale non debba essere applicata, come avviene per esempio col fruttivendolo? No, noi dobbiamo infatti essere avere rapporti con tutti, anche perché non è che l'Italia fa business con la Cina, sono le aziende italiane che fanno business con le aziende cinesi. Quindi io penso che un governo non debba solo facilitare, aprire le porte affinché chi vuole fare business con la Cina lo possa fare e ha un certo ombrello di protezione nel caso ci sono violazioni di proprietà intellettuale, allora i governi entrano in campo per risolverla. Però io non penso che il governo possa imporre alle aziende no, tu non devi fare business, certo, con questo o con l'altro. Senta, ritiene che sia vitale la relazione con la Cina per evitare che la situazione internazionale peggiori? Assolutamente, perché la Cina ha scelto la via della neutralità apparente proprio per poter essere mediatore. Ed è quello che hanno fatto anche altri paesi, anche la Turchia, anche l'Ungheria, insomma i paesi che a noi non piacciono forse tanto, pur sono nell'Unione Europea, l'Ungheria, nella NATO, anche la Turchia, sono quelli che si stanno ritagliando la posizione di potenziali mediatori o comunque tengono il dialogo aperto con la Russia. Io noto con sorpresa il grande divario che c'è tra i rapporti tra governi europei e l'Ucraina e Zelensky, tutti vanno a Kiev eccetera eccetera, quando invece la negoziazione dovrebbe essere con Putin, perché lui che ha, diciamo, attaccato l'Ucraina, certo, è con lui che bisogna negoziare. Insomma, facevo l'esempio, se posso, quando io litigavo da giovane con la mia, certo, fidanzata e io avevo torto, i miei amici venivano da me a convincermi di scusarmi, non andavano dalla ragazza, certo, che era tra virgolette la vittima. Certo. Quindi queste visite... È un po' difficile andarla a visitare dopo aver venduto le armi ai suoi principali avversari. Capisco che c'è anche questo. Quindi l'errore, diciamo, no, ci si è messi dalla parte di non poter quindi negoziare. Beh, insomma, si cerca di evitare che lui prosegua in queste... Sì, però mi sembra di aver capito, anche credo il Presidente del Consiglio Meloni abbia detto... anche con molta onestà, che le nostre armi non sono funzionali alla vittoria 1-1, è solo per una questione di unità dell'Europa, quindi non è che le armi italiane cambiano l'esito del conflitto, sono gli americani, certo, e quelli inglesi chiaramente, però è vero, sì, questo nostro sostegno all'Ucraina ci può stare, ci mancherebbe, ma si può anche andare a parlare con Putin. Io penso, come fa Macron sostiene l'Ucraina, è parte della NATO, ha mandato armi e ogni settimana sentiva Putin. Quindi non le due cose non sono, cioè, in contrasto. Sentiva adesso forse un po' meno, non so, certo, non ho il cellulare di Macron per verificare, però credo che noi possiamo, anche se diamo un sostegno economico e militare all'Ucraina, è con Putin che bisogna negoziare, non con, certo, diciamo, Zelensky. Cosa può dire Zelensky? Datemi più aiuto, ma non è questa la via della pace. La via della pace è convincere Putin a fare un passo indietro, a fermarsi. Mica è Zelensky che decide, è Putin che decide, quindi è lui che bisogna convincere. Certo. Quindi il mio invito è andare a Mosca. Va bene, vedremo se il consiglio sarà seguito. Io la ringrazio, grazie a Michele, all'economista Michele Geraci, col quale abbiamo parlato dei rapporti con la Cina in questo momento, diciamo, di preoccupazione per il Covid che si sta sviluppando in quel paese. Grazie. Grazie.